ti pongo? Sto arrivando, sto arrivando! Diamo il via allo show, ragazzi! Forza, siamo a corto di grana! A corto, dici? Lo sai che odio quella parola! Ammetti che sono un genio! Ho proprio un bernoccolo per gli affari! Ci ha fatti chiamare, comandante Lazare. Ragazzi, ragazzi e amiche e ragazze, sono davvero contento che siate arrivati. Vi serve il vostro aiuto. Dobbiamo organizzare una raccolta di fondi per finanziare la rielezione del sindaco. Signore, siamo con lei! Siete con me? A dire il vero, non ho mai pensato di candidarmi. Sindaco Lazare. No, preferisco comandante, sono molto meglio. Ma dove si sarà cacciata quella pallina? L'ho presa! Beh, questa è bella. Avrei giurato di averla già colpita. Trovate un'idea per la campagna elettorale. Ciao, ciao! Telegramma per la Vernux! Non posso crederci, assolutamente pazzesco, non lo crederete mai! Cosa? Ecco, ho appena ereditato un circo! Vuoi dire un... Il mio prozio Obo Ux va in pensione e ha deciso di lasciarmi il suo circo! Segnalata rapina in atto alla First Security Bank sulla 18ª strada! Sentito, ragazzi? Qualche pagliaccio più pericoloso ha iniziato il suo spettacolo, andiamo! Forza, Pongo, è il momento di calare il sipario. Sto arrivando, sto arrivando! Accosta! Oh, no! Ora mi senti meglio? Certo! Sei un testone, eh? Allora, vuoi fare qualcosa? È stata un'ottima idea insegnargli a guidare, Pongo. Molla! Gestire un circo a tre piste sarà uno scherzo in confronto a questo lavoro! Direi che è valsa la pena di faticare tanto ad addestrare gli animali anche dopo la chiusura del circo, vero Lydia? Gli sbirri! Non averci seguiti! E chi si è occupato finora di questo gattino? Il telegramma dice che lo zio ha affidato tutti gli animali a due addetti. Uno sbirro alla testa del circo. Questo potrebbe rovinare tutti i nostri piani futuri. Sbarazziamoci di loro. Benvenuti al Circo delle Meraviglie di Hobo Hux. Salve a voi laggiù. Come va? Che sballo! Oh, è tutto così eccitante. Possiedo un vero circo. Vi ascolto a Mister Muscolo. Per colpa degli animali, questo posto non è più un affare, signora. Sono diventati feroci. Venga a vedere. Sai cosa fare? Questo micetto è un vero coccolone. Salve, tromboni! Parliamo un po' insieme? Qualcosa mi dice che preferivano suonare da soli. Ma non ti vergogni? Che cosa direbbe lo zio Obo, testone sconsiderato? Guardami dritto negli occhi e dimmi che ti dispiace. Questi animali hanno solamente bisogno di un po' di affetto. Richiederò subito una lunga licenza e riporterò in auge il Circo delle Meraviglie. So che il prozio Obo ne sarebbe tanto contento. E così adesso siamo rovinati. Con tutti questi sbirri fra i piedi dovremo rimandare il colpo di stasera. Al contrario, Pongo, useremo Jumbo per realizzare il colpo e quando la città si troverà alle prese con un elefante infuriato, la nuova padroncina sarà costretta a chiudere il circo per sempre. Seguire la tua strada, zio Obo. Rimetterò in piedi questo cibo.
circo e così facendo sono sicura di farti contento. Bravo Jumbo! In silenzio? Dormi bene, sbirro. Stanotte ti faremo fare la figura del pagliaccio. Ora, Jumbo, ti ricordi vero il numero del borsaiolo che ti ho insegnato? Forse questo ti rinfrescherà la memoria. Ok, grandone, portaci il verdone! Il vostro tavolo è pronto! Bravo, ragazzo! Ora fai di nuovo il pieno! Qui è in corso una rapina! Deve assolutamente fermare quel bestione, agente! Oh, non tema, signora, non sono mai cattivi quanto sembrano! Oh, tranne forse il qui presente! Ok, basta, ti dichiaro in arresto! Ehi, facci piano, pesi più di me, tu! Aiuto! Un pachiderma impazzito mi ha messo con le spalle al muro, aiuto! Arriviamo, House, stai alla larga da quell'elefante! Cosa, un elefante? Oh no, è Jumbo! Via, via! Guarda, un topolino! Gli sbirri, finiamo presto! Abbiamo avuto quello che volevamo, ora la colpa ricadrà sull'elefante e sul circo di Omo! Voglio uscire di qui! Oh! Oh! Ciao, House, ben arrivato. Grazie, l'elefante è ancora dentro il ristorante. Lo convincerò io ad uscire. Che cos'era quello? Un richiamo d'amore? Perché tu avevi un'idea migliore. Cattivo, Jumbo! Smettila subito, hai capito? Non penserai che si comportino così i bravi elefanti! Il mio locale è distrutto, i miei clienti sono stati derubati e esigo di vedere il padrone di questa bestia! Sono io, signora! Lui è Jumbo, è uno dei tanti artisti del famoso circo delle meraviglie di Obo Ux! Beh, se gli animali del suo circo sono tutti così vivaci, farò in modo che venga chiuso immediatamente! Guardi, di solito non è cattivo, anzi è un tenero piccolo cucciolo! Beh, forse non è tanto piccolo! Di alla signora che ti dispiace, su! Ah, lo definirei disgustoso! Ah, le giuro che incidenti del genere non si ripeteranno! Sei sempre dell'idea di riaprire il circo, Ux? Jumbo ha bisogno del circo, Maoni! Guarda cosa succede quando rimane a lungo inattivo! Quella piccola peste sta mandando all'aria tutti i nostri piani! Forza, fliamo prima che ci scoprano! Non penserai sul serio che sia un ladro, vero? Con quegli occhioni innocenti, no? Credo che abbia un complice, ma non riesco a immaginare chi sia. Tu hai qualche idea? Già è assurdo interrogare un pachiderma. Ipnotizzarlo, poi? Già, ma è l'unico sospetto. E poi conosce tutte le risposte, perché un elefante non dimentica mai niente. Ok, un barrito per sì, due per no. D'accordo, il lavoretto al ristorante l'hai combinata tutto da solo? No? Allora hai una banda? Ok, chi è il tuo caro? Proteggi qualcuno, eh? Parla se la ti sgaglio la proboscide! Rinuncia, Zed, ora andiamo. Abbiamo promesso a Ux che le avremmo dato una mano. Signore e signori, benvenuti al circo di Obo Ux! Ehi, Pungo, guarda quanta gente c'è oggi. Che sai, in fondo riaprire il circo può essere stata una buona idea. Ripulisci qualche tasca come ti ho insegnato! Guardate che animazione! Oh, sono sempre andato matto! E per il circo! Avete mai visto il numero che fa Finnegan? Signore e signori, benvenuti al circo di Obo Ux! Chi mi ha dato un pizzicotto? La foca giocoliera! Ma
Bel lavoro, Natalia, brava! E ora vediamo cosa riesce a recuperare Jumbo dalle auto parcheggiate. Apri quella portiera, Jumbo! Ma guarda quanto è brava quella foca! Oh, Jones, mi è caduto il portafoglio, aiutami a cercarlo. Ehi, guarda qua! Qualche burlone sta ripulendo le auto. Ecco due tipi molto sospetti. Aitawa ha detto che quelli della banca erano una ragazza e un nanetto. Dobbiamo nasconderli in fretta. Molla il grano, sorellina, perché ora te ne vai dritta dritta in cella. Vuoi giocare a pesci in faccia, mollusco? Mollusco? Non permetto a nessuno di darmi del mollusco. Un po' suscettibile l'amico. Non ci riconosceranno mascherati così. Ma avete visto una rossa e un piccoletto? Sono andati di là! Ci sono sbirri dappertutto, finiranno per prenderci, Lydia! Ma no, loro stanno cercando una donna e un piccoletto. Se riusciamo a far fallire il circo, l'agente Hux non potrà che cedercelo e così finalmente agiremo indisturbati. Come facciamo a tagliare il sostegno del tendone senza che ci vedano? So io come, entra nel barile. Tocca a noi entrare in scena. Lo trovo semplicemente eccitante. Il circo è sempre stata la mia passione, sin da quando ero piccolo. Spara quando vuoi, agente Callahan. Oh! Oh! State fermi, per carità! Fermo così! Credevo fosse stato un successo. Oh, siete stati fantastici, ma non ho i soldi per far riparare il tendone e dovrò sospendere lo spettacolo da questo fine settimana. Evidentemente non era destino che seguisse le orme del compianto zio Obo. Ma che idea grandiosa! Voi ragazzi siete sempre... ma dei veri geni! Grazie, signore. Ma che abbiamo fatto? Avete trovato l'idea perfetta per la raccolta di fondi a sostegno della campagna elettorale del sindaco. Il circo di Obo Hux presenta i fantastici poliziotti in pista. Come dice? Oh, già, i fantastici poliziotti in pista! Ma il tendone è danneggiato. Vi esibirete alla scuola di polizia e una parte dell'incasso servirà a rimettere in piedi il tuo circo. Non c'è modo di sbarazzarsi di quegli sbirri. Lasciamo perdere e spostiamoci in un'altra città. Sì, hai ragione, ma non prima di aver messo a segno un ultimo colpo spettacolare. Gente dall'aria dolorosa. Vuoi che mandi Natalia a ripulire un po' di tasche? No, Pongo, non ne vale la pena. Mi sono procurata l'elenco degli invitati con tutti gli indirizzi. Mentre tutti questi milionari se la spassano al circo, noi ripuliamo le loro case. E penso proprio che cominceremo dalla villa del sindaco. Forza, piccola, fuori di lì! Dille che deve obbedirmi. Vieni, Natalia! Prendi Jumbo e Giuliva, se dobbiamo andarcene voglio che si ricordino di noi per un bel pezzo. Seduto, Jumbo! Co-
così quei piedi piatti ora hanno anche delle auto piatte. Di certo non possono seguirci. Guarda un po', Sed, Natalia se n'è andata. Ed è sparita anche la foca bersagliera. Quanto pare questa faccenda inizia a puzzare. Il tanto anche. Sarà meglio avvertire Maoni. Una traccia. Passiamo ora al prossimo numero. Mister Muscolo si esibirà per voi in un'incredibile prova di forza. Ehi, ma dov'è quel tizio? Sarà meglio andarlo a cercare. C'è nessuno? Ehi, ma lavora con dei pesi gonfiati d'aria. Anche i muscoli sono gonfiati. Trampoli, mi sa che lo spilungone era quel nanerottolo che ripuliva le auto. Già, e Mister Muscolo è la nostra bella ladra. Il circo deve essere stata un'ottima copertura. Ehi ragazzi, Natalia, Giuliva e Jumbo non si trovano più. Scommetto che stanno facendo un altro colpo. Ma come li scoviamo? Seguendo le bucce. Bravo, Sed. Chiamiamo all'appello il corpo caparale. Belinda, la foca giocoliera! Jumbo, l'elefante più intelligente del mondo! Pazientate, adesso arriva il meglio! Obo Ux, il clown! Ux? Jumbo e altri animali se la sono filata per tentare un altro colpo. Sed è andato a chiamare rinforzi. Che sta succedendo? È in corso un crimine! Ah, d'accordo. Jumbo ci ha rifatto lo scherzetto dell'auto. E ora come facciamo a raggiungerlo? Ok, ragazzi, inseguiamo quelle bucce di banana. Stanno rapinando la villa del sindaco. Guardate, c'è Jumbo! Brava, Natalia, prendi i contanti! Lo spettacolo è terminato, filiamocela! Sed, Switchak, circondate gli animali e avvisate il sindaco. Noi prendiamo la ragazza. Fermo dove sei! Non puoi sfuggire a Tackleberry il Magnifico! E adesso come farai, Gradasso? Adoro le sfide! E ho preso lo scerino! Signore e signori, è la volta del duo Maoni Jones, due ardimentosi poliziotti sul trapezio! Ecco cosa usavano per controllare gli animali. Sapevo che Jumbo non era un criminale, è solo che ha frequentato una cattiva compagnia, poverino. Splendido lavoro, agente Oaks! Oh, che cosa dice, signor sindaco? In fondo è stato un intervento di pura routine. Mi riferivo al circo, non a questa operazione. Ora deve rientrare e concludere lo show. Oh, beh, se non saprei, signor sindaco, fare il poliziotto per me è più facile che dirigere un circo. Avresti intenzione di cedere il circo di tuo zio, Oaks? Sì, se soltanto riesco a trovare qualcuno che me lo rileva. Non è un problema. Se vengo rieletto, lo farò diventare il circo ufficiale della città. Ci saranno i leoni, le tigri, gli elefanti, le zebre e tanti clown. Potrebbe bella esibirsi idea. Anche il mio pesciolino? Caspita, che proposta, signor sindaco! Ma forse dovrei prima chiedere a Jumbo se è d'accordo. Che ne dici, cicciolone? Lo considero un sì.